Buongiorno. Buongiorno, prego. Salve, avrei un appuntamento con il preside di Stefano. Devo dire di? Leonardo Maria. Maria. Maria, Maria. Sì, un attimo. Preside, buongiorno. C'è il signor Leonardo Maria che vorrebbe parlare con lei. Sì, sì. Lo faccio entrare subito. Sì, grazie, grazie. Prego, si può accomodare. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Avanti! Salve, buongiorno. Ah, prego, prego, si accomodi. Prego. Grazie. Piacere, preside Luigi Di Stefano. Leonardo Maria. Maria, naturalmente, è il cognome. Beh, sì, avevo intuito. E così abbiamo il nostro nuovo professore di diritto di questo istituto. Io sono contento, sa, ne avevamo proprio bisogno. Anzi, a tal proposito, volevo parlare con lei di come organizzarci per le ore, i turni... No, prima degli orari, eccetera, vorrei capire più o meno quant'era il mio compenso, ecco. Ah, no, ragazzo mio, non è prevista alcuna retribuzione. Questo è un istituto privato. Lei sa come funzionano gli istituti privati, no? Noi la ingaggiamo, le versiamo i contributi, ma non sarà retribuito. Del resto a lei conviene. Lei prende i punti e può salire in graduatoria. Veramente conviene più a voi, non mi pagate. Beh, se pagassimo tutti i professori non ce la faremmo a sostenere questo istituto. Beh, se è così allora non sono interessato, grazie. Ma lei così rinuncia a 12 punti, lo sa? Può voltarsi un attimo, per piacere. Ma lei è un pazzo! Ma vada via! Ma vada via! Ma vada via! Ma è un pazzo! Robata! Mannaggia, fa male. Vuoi dire che ora ti becchi pure una bella denuncia? Oh, grazie per l'ottimismo che mi iniette, davvero. No, ma dico, ma si può dare un lavoro gratis ancora oggi? Non lo so. Altro che testata, gli ho voluto dare e mettere una di quelle bombe che fai tu sotto la sedia. Ma che c'entra? Le bombe che faccio io sono dei giochini, mica metto le quantità esatte. Ti fa così tanto male? Mi fa male, sì, mi fa male, sì. Comunque ti capisco, eh. Anch'io da quando ho perso il lavoro, uno, non lo riesco a trovare. Bisognerebbe trovare qualcosa di alternativo, non lo so. Anche perché ora abbiamo l'affitto da pagare, ti ricordi? Oh, se, per piacere, non mi dai tutte queste belle notizie. Non mi ci fai pensare, per piacere. E che abbiamo l'affitto da pagare? No, che viviamo insieme. Fai poco lo spiritoso, perché è stata un'idea tua. E così si ci divide l'affitto, tu l'hai detto. Una volta si stava insieme per l'affetto, oggi per l'affitto. Comunque, quando abbiamo preso questa casa è stata una minchiata dopo l'altra. Tu hai perso il lavoro, io ho perso il lavoro, ora sono un stilista che aspetto la chiamata. Sì, dell'altissimo. Oh, ma che hai oggi? Ciao Mario, come va? Ciao. Claudio, carissimo. Ciao, come stai? Padre Giovanni, va? Bene, lei come va? Come va? Come un vecchietto. Sì, un vecchietto, padre Giovanni. Ma lei, quello è... Ma scusa, Leonardo. Ma che ti è successo? Ha dato una testata a uno che gli ha offerto un lavoro gratis. Una testata a uno? Ma scusa, non si fanno queste cose. Dare una testata a uno. Poi guarda, anche se ti offrono un lavoro gratis, che è una cosa che non si può sentire, non si può dire. Ma insomma, grazie a Dio, hai una laurea importante. Io lo sapevo, grazie a Dio, ho sempre stato grazie a Dio. Anche mia mamma la stessa cosa, faceva un esame, come è andato l'esame? Bene, grazie a Dio, oh, grazie a Dio, ero un mese che stavo chiuso nella stanza, grazie a Dio. Non posso dire neanche grazie ai miei genitori perché la laurea me la sono dovuto pagare io, gli studi, grazie a Dio. Allora anche grazie a Dio, scusi, padre Giovanni, allora anche grazie a Dio anche che non lavoro. Senti. Con te non si riesce a discutere. Io ti saluto e me ne vado. Arrivederci, padre Giovanni. Ma è esagerato. È esagerato, ma grazie a Dio, grazie a Dio. Facciamo un conto unico. Ecco, visto che lui che grazie a Dio mangia gratis. Ah, benissimo, smettila. Smetto. Ma è incredibile, hai visto, sono tutti là che grattano. Grattano, sì, sì. Ma anche qua, spendono soldi così, si proprio disprecano. Sì, sì. Però certo, io una volta, dico una volta,
potremmo tentare, no? Guarda, ho detto da te oggi non si può sentire. Ma perché? Oggi sei un gatto nero, quello no, quello no. Che c'entra? Magari facciamo come quelli della canzone, sì. Una vita in vacanza. Preciso. Ah, ma perché? Non lo so. Dai, ne prendiamo uno solo. Uno solo buono? Uno, uno in due, cioè ci dividiamo okay, soldi. Ma quanto costa? Anche ne penso 5 euro, quanto c'è tu? Non lo so. Io qualcosa ce l'ho comunque, Anche io. Aspetta, aspetta. Due, li vedo, ce l'hai due. Sì, ce c'hai, ok. Due. Ok, cinque, questo cinque, ok. Vado. Oh, Leonardo. Cioè, gratta e vinci una vita in vacanza, si chiama proprio così. Come funziona? Allora, in pratica, se trovi due volte lo stesso simbolo, vinci la somma che c'è scritta di sotto. Se invece trovi tre volte la scritta una vita in vacanza, ti danno 300.000 euro subito e 20.000 euro al mese per 20 anni. Cioè, prendo 300.000 euro subito più 20.000 euro al mese? Per 20 anni. Naturalmente si divide, Certo, si divide, certo. 150.000 euro. Per 10.000, certo. Ma quando vinciamo noi? Abbiamo provato a fare questo coso allora. Certo. Anzi, mi raccomando, dobbiamo essere convinti, Convinti allora. Anzi, proprio lo dobbiamo dire, una vita in vacanza. Apri prima di grattare. Diciamo una vita in vacanza. Ok. Allora, diciamo prima, io gratto però. Tu gratto, perché c'è gratto. Ok. Vabbè. Allora. Una vita in vacanza. Gratto. Ce n'è scritta. C'è scritta. Ce n'è scritta, aspetta. Sì, sì, c'è. Do di nuovo. Okay. Di nuovo, sì. Sì, ok. Oh, tre, giusto? Cosa? Sì, devono essere tre. Sì. Allora. Dobbiamo dire. Dobbiamo dire. Già funziona la prima volta, certo. Funziona anche. Dai. Oh. Una vita in vacanza. Grazie. Grazie. C'è. Claudio. C'è. Cioè, due, sono tre, sì, giusto, tre devono essere. Tre, poi 300.000 euro. Sì. Allora, continuiamo. Ah, questo c'è, certo, allora. Continuiamo, ok. Allora, una vita in vacanza. Bianco. Claudio! Abbiamo vinto, abbiamo vinto! Ma cosa avete detto? 100.000 euro subito e 20.000 euro al mese per 20 anni. Allora, io sapete che cosa vi consiglio? Di andare subito da un notaio e mettere tutto nero su bianco. C'è ragione anche perché dobbiamo andare al notaio e perché dobbiamo dividere, mi racconto. 150.000 euro. Certo, ma l'ho detto pure io, certo, ma non è normale, oh. Abbiamo vinto! Quindi, se ho capito bene, voi volete fare un atto che dichiari che tale vincita di biglietto verrà ripartita in parti uguali, 150.000 euro ciascuno più 10.000 euro al mese. Certo, si può fare. Però c'è una cosa che io vi devo dire, qualora voi non ci abbiate ancora pensato. Che cosa? Sì, ci dica, notaio. Dovete decidere cosa succede qualora uno dei due dovesse decedere. Decedere? Morire. Effettivamente non ci avevo pensato. Strano che tu non ci avevi pensato. Ma che? Comunque se c'è ragione il notaio, cosa non ci avevamo pensato. Potete darle in beneficenza, o agli eredi vostri, oppure, in caso di decesso di uno dei due, la vincita va al 100% all'altro. E magari decidete pure a chi andranno se doveste morire entrambi. Ah, è che? Non sono un sito parente. Beh, potrebbe anche succedere, mi scusi. Mettiamo caso che muoia uno dei due e l'altro acquisisce il 100% della vincita. E se muore anche l'altro, la vincita a chi va? Che dici tu? Beh, prendetevi il tempo che volete per pensarci. No, meglio che ci pensiamo subito a questa cosa. No, secondo me è più giusto fare così. Che ci dividiamo tutto, 150.000 euro, 10.000 euro al mese. E poi se dovesse morire uno va tutto all'altro. E poi ognuno liberamente decide chi... Sì, è più giusto così. Lei che ne pensa, notaio? Io non voglio suggerirvi nulla. Vi ho fatto soltanto presente questa eventualità. Così non abbiamo problemi futuri.
No, secondo me è più giusto così. Facciamo che dividiamo tutto e poi decidiamo a chi vogliamo destinare l'intera somma nel caso dovessimo morire entrambi. Giusto. Okay. Affare fatto. Affare fatto. Beh, ragazzi, grazie per, non solo per la cena, ma anche per la donazione che mi avete fatto. Mario, ma che fai? Scherzi? Praticamente ci hai cresciuto tu e padre Giovanni. Anzi, io avrei dato qualcosina pure a lui. È che Leonardo non vuole. No, non è che non voglio, che lo sa come ha fatto padre Giovanni. E quello nel giro di niente lo va a dire a tutti che noi abbiamo vinto e lo sanno tutti. E poi facciamo una cosa, visto che sei tu quello più affezionato a lui, ogni tanto prende e gli regali qualcosa. Ma è che sei sempre diffidente. Ma non è questione di essere diffidente, non è questione di essere diffidente. È che qui tutti sanno tutto di tutti, parlano, poi sanno tutto. E a volte sanno le cose mie prima ancora che mi accadono. Anzi Mario, mi raccomando, anche tu. Nessuno ti ha dato niente, noi non ti abbiamo dato niente, mi raccomando, discrezione. Ma io ci mancherebbe altro, io avrei fatto lo stesso. Ma guarda, però io gioco sempre ma non riesco a vincere nemmeno 100 euro. Però la verità, se fosse successo a me, non dovevo nemmeno dividerlo con nessuno. Mario, per favore non dire così, perché sennò quello mi ammazza per prendersi la mia parte. Ma io devo andare, tu sai. Certo, certo, Mario, fermo un po' bene, eh. Sto rapporto. Allora Mario, grazie. Grazie, buona serata, ciao, grazie. Certo che volendoci pensare c'è proprio ragione, per una volta che abbiamo vinto, niente, dobbiamo dividere in due, anche nella fortuna siamo sfortunati, incredibile. No, ma ti devi sempre lamentare. Ah, dai, non mi sto guardando, sto scherzando. Ma è che tu sei in cordo, lo sei sempre stato. Ma come che non si può più scherzare con te, no? Vabbè, io vado in bagno, e poi mi trovo, no? No. Sa chi li ha vinti? No, purtroppo no. E lei con questi soldi cosa avrebbe fatto? Questi soldi sicuramente avrei realizzato il mio sogno. Mi sarei voluto iscrivere nell'Accademia di Cinematografica. Sì, l'ho saputo. E sa chi li ha vinti? No, purtroppo non lo so. Ma lo sa che hanno vinto 300.000 euro subito e 20.000 al mese? Lei cosa avrebbe fatto con questa cifra? Non lo so, credo mi sarei fatto un viaggio, probabilmente mi sarei comprato un appartamento, penso a questo, sì, sicuramente. Sì, sì, ho saputo. E se lei avesse vinto, come le avrebbe spesi questi soldi? Beh, se avessi vinto, allora, intanto, con i 300.000 euro avrei comprato una macchina bellissima. Poi, con i 20.000 euro al mese avrei comprato vestiti. E poi anche viaggi a non finire, mi creda. E non aiuterebbe nessuno? No. Allora, a me mai nessuno mi ha aiutato. Anzi, se questi volessero aiutarmi, io ci sono. Quindi, veramente, grazie mille. Grazie a lei. Thank you.
che stavi russando. Russare io? Stavi russando. Non sono mai russato in vita mia. Non so, forse sei raffreddato. Ma è raffreddato? Non sei raffreddato. No, assolutamente. Vabbè, forse è un principio di raffreddore. Il principio di raffreddore lo sono, per favore. Vabbè, tranquillo, ero venuto solo per metterti il cuscino sopra la testa, così. Alza la testa. Questo è il cuscino del salotto. Sì, prendete. Così magari respiri meglio, vabbè. Io... Perfetto, un po' raffreddato. Sì. Buonanotte. Ti chiudo la porta, così non ti senti. Grazie, buonanotte. Ciao. Oh, ma che sei scemo? Vuoi ammazzare uno che conosci da 30 anni? No, non si fa, eh? E poi per che cosa? Per 150.000 euro in più e 10.000 euro in più al mese, no? Siete amici da 30 anni e fai una cosa del genere, tu sei scemo proprio. No. Se tu comunque buttare via 150.000 euro in più, 10.000 euro al mese. No. Si finisce in galera, eh? Certo. Facciamo finta che sia un incidente. Ti sei addormentato qua? Sì. Cioè, ma ti interessi di bombe anche tu adesso? No, è che ieri il bagno mi sono stato visto niente, gli ho dato una piano. Poi mi sono addormentato più. Quando si dice in sonno che nemmeno le bombe ti fanno svegliare. Tu non sei normale. Faccio il caffè che lo vuoi? Sì, grazie. O comunque leggevo che non è proprio come dicevi tu, tu dicevi qua che le bombe non fanno niente, insomma. Beh, c'è scritto che se uno vuole può fare pure saltare un appartamento. Che c'entra? Cioè, quelli che faccio io sono dei giochini. Lo faccio per hobby. Non mica metto le dose esatte, anche perché è illegale. Stai bene, non vorrei che un giorno dovessimo saltare in aria qui, Qui abbiamo concluso. Così adesso il suo appartamento è assicurato di tutto, Anche in caso di esplosione, giusto? Beh, sì, certo, in caso di incendio, esplosioni, tutto. No, è questa cosa che prima io questa casa ce l'avevo in affitto, no? Adesso l'ho acquistata e ci tengo particolarmente. Certo, certo. Con questo penso che abbiamo concluso. Cosa portava nel sacchetto? Ma niente, come ogni anno a Natale gli viene la fissa del presepe. Ma come? Proprio lui che è ateo? Sì, ateo. Lui dice che è ateo, ma secondo me è credente. Anche perché tutti e due con padre Giovanni siamo cresciuti. Dice che vuole fare un presepe grandissimo, pieno di dettagli, pastori, laghetti artificiali, neve, muschio. E vuole anche un'illuminazione grandissima. Dice che sarà un presepe esplosivo. Metto questi fili qua. E se non ho capito male, prendendo questo telecomandino, schiacciando il bottone. Boom! Bravi! Oh, Leonardo, ciao! Non vedo tanto che sei qua? No, sono appena arrivato. Ah, no, non t'avevo sentito. Hai visto il presepe? Ho fatto. Oh, bello! Bello, bello! Quest'anno proprio ti sei superato. Bello, bello. Certo che io i presepi però non li capirò mai. Ma perché? Che c'è da capire? Cioè, guarda, c'è un sacco di neve! Cioè, ha nevicato come non mai. Cioè, poi ci sono i laghetti con le paperelle. Non dovrebbero essere ghiacciati tutti questi laghetti. Ah, e l'abbigliamento? Guarda. Cioè, c'è quello lì che è al cappotto, giustamente, con tutto sto freddo. E invece poi c'è il fabbro, che ha torso nudo. Cioè, con sto freddo ha torso nudo. Ah, guarda quello lì! Quello là, quello addormentato a terra, lo stai vedendo? Ah, sì, certo. Cioè, questo non si sveglierà mai più. Perché non si deve svegliare? Ah, perché se si sveglia sarà come questo qua. Perché che ha questo qua? Ma come che cosa? C'ha la bocca aperta, non lo vedi? Sicuramente si è addormentato a terra. Poi si è svegliato e muovendosi gli sarà venuto il colpo della strega. Il colpo della strega? Questo è lo spaventato la stida. Ah. Come si chiama? Ho spaventato la stida, quello che è meravigliato dalla stella cometa. Ah, dalla stella cometa, ok.
Vabbè, comunque, Leonardo, mi presti le chiavi che devo andare al supermercato? Per... Sì, queste sono là. Anche la macchina, però. Sì, c'è tutto assieme. Grazie. Ciao. Ci vediamo dopo. Sì, sì. Esci. Non lo so. Va bene, ciao. Ciao, come stai? Bene, lei? Ma non c'è male. Dovevi dirmi qualcosa, ed è venuto da me? Sì, ma sta uscendo. Vabbè, facciamo un po' di strada assieme. Sì. Ero semplicemente venuto così per fare gli auguri di Natale. Ah, ma come sei carino, come sei gentile. Esatto. Ti ringrazio di cuore, grazie caro. Se vedere, dico proprio che faccio, certo, gli faccio gli auguri. Certo. Poi, tra l'altro, proprio oggi ho finito di fare il presepe. Hai fatto il presepe? Ho fatto il presepe. Come al solito. Ma so, ogni Natale. Bellissimo, guarda, fammi vedere. Bellissimo, straordinario. Complimenti come al solito. Padre Gianno, sì, ti ricordo quando ero piccolo, quando ci fu l'assassinio di Falcone? Certo, come no. Lei a scuola, in classe, ci fece tutto un discorso sui peccati mortali, su che commettere un assassinio è un peccato mortale. Ma scusa, tu mica hai intenzione di commettere un peccato mortale? No, che c'entra, mica per me, per... Per un amico? Per un amico, no, che per un amico. Ma che ne so? No, era che siccome ho visto proprio ieri in televisione, si parlava dei peccati mortali, eccetera, mi è tornato in mente questo discorso. Ho capito, ma tu, grazie a Dio, peccati mortali, non ne conviene. Ah, Padre Gianni, ancora questo grazie a Dio. Ma sei suscettibile, lo sai che l'ho fatto apposta, dai, mi piace provocarti. Comunque, Padre Gianni, scommetto che lei sta andando da Mario a giocare a scopa. Bravissimo, perché lui anche durante le feste vuole farsi bastonare a scopa. Padre Gianni, allora, ciao. Buona serata. Ciao, buona serata anche a te, caro, ciao. Mario, carissimo, come stai? Giovanni! La solita scopetta! Forza che ti do la rivincita, dai! Ma la rivincita che l'ultima volta l'ho vinta io! Lascia perdere che le due volte precedenti l'avevo vinto io, va! Rischia bene le cose! Beh, adesso te lo faccio vedere io! Ma che fai vedere tu? Sì, sì, però tu non fare miracoli! Ma io non ne faccio miracoli, io faccio il prete! Non l'hai saputo? Ma che cosa? Leonardo e Claudio hanno vinto al Gratta e Vinci! Hanno vinto al Gratta e Vinci? E quanto hanno vinto? 300.000 euro e 20.000 euro al mese! No, Claudio, mi sto uscendo, ok? Buona serata! Ciao! Ciao, ciao! 300.000 euro e 20.000 euro al mese. Sì, però hanno deciso che se muore uno dei due e l'altro prende tutto. Scusa, cos'è che hanno deciso? Hanno deciso da un notaio che se muore uno dei due l'altro si prende tutto. Perché tutte e due mi hanno fatto la stessa domanda. Scusami, devo scappare! Leonardo! Ma che cosa hanno fatto? Che cosa hanno fatto? Signorina, non mi passi più chiamate, sono qui con Padre Giovanni. Grazie. Padre Giovanni, come andiamo? Beh, come andiamo? Le confesso che sono sconvolto. Non me la sarei mai aspettata una cosa del genere da parte dei due ragazzi. Sì, la capisco benissimo, io l'ho fatta venire proprio in merito a questo. Non so se lei era al corrente del sì, fatto... Sì, sì, conoscevo tutto, conoscevo la vincita, conoscevo il patto che avevano stipulato fra di loro, ma non me lo sarei mai aspettato comunque.
Ecco, il patto prevedeva che se fossero morti entrambi nel periodo dei 20 anni in cui la vincita veniva elargita, avrebbero devoluto a lei e alla sua parrocchia l'intera somma, padre Giovanni. Almeno avevano pensato anche ad una buona azione. Grazie a Dio.